Alla fine, l'ultima battaglia fra Dio e i demoni ha avuto inizio. Nel terribile combattimento con la creatura chiamata Adamo ed Eva, inviata da Dio per fermarlo, Dante ha perso tutti i suoi compagni, uno dopo l'altro. Medusa, invece, cercando di causare la rinascita di Satana, il re dei demoni, si è recata nel subspazio dove lui era esiliato. E trovandosi a combattere con un potente guardiano di Dio, anche lei ha dovuto infine sacrificare la sua vita. Mia piccola Medusa. Addio, Dante. Amore mio. Ma non c'è stato tempo per farsi sopraffare dal dolore. Un nuovo spaventoso avversario è immediatamente comparso davanti a Dante e agli altri sopravvissuti. È incredibile. Ma cos'è? È il guerriero di Dio. Tremenda forza distruttiva. Il nostro più grande esercito di demoni spazzato via in un solo istante. Maledetto! Come hai osato uccidere i miei fratelli? Tutti gli amici e compagni che hanno dato la loro vita per me, ma annienterò ogni nemico che mi troverà davanti! Questa è la reale potenza di Dante! Questa è l'energia generata dall'ira del campione dei demoni! Forse ce l'ha fatta. Sta attento. Quella non è possibile! Saori! Saori? Come può essere il guerriero di Dio? Chi è quella ragazza? Sua sorella. Cioè la sorella di Dante quando Dante era Ryutsuki. Ma come è arrivata qui? La sorella di Dante. Combatti contro il campione dei demoni. La grande forza di Dante rappresenta una minaccia anche per Dio. Affrontalo senza risparmiarti. Saori! Sei davvero tu, sorellina? Ti ucciderò affinché questo pianeta appartenga a Dio. Devo eliminare gli oppositori. Preparati dunque a morire! Saori! Saori! Non va bene. Di questo passo Dante verrà sconfitto. Anche se i suoi ricordi di demoni si sono risvegliati, come temevo, il tempo in cui ha vissuto come Ryutsuki è stato troppo lungo. Non riuscirà a combattere senza remore contro Saori, sua sorella. Ah!
L'ultima battaglia fra Dio e i demoni si risolve in uno scontro tra fratelli. Quanto possono essere crudeli gli stratagemmi di Dio? È terribile, Dante finirà per essere ucciso. A questo punto non posso tirarmi indietro. Aspetta, nelle tue condizioni non faresti che morire anche tu. Andrò io ad affrontarla. Se quella ragazza è davvero la sorella di Dante, senza dubbio la sua presenza qui in questo momento sarà frutto di una precisa manovra di Dio. Se riuscissi a spezzarne il controllo mentale, allora forse... Ma re Satana! Saggio Satana! Saori, mi ascolti? Lui non è più la persona che conoscevi. È meglio per te se lo dimentichi. Non è vero, togliti di mezzo! Ma non capisci? Lui non appartiene più al tuo mondo ormai. Voi non siete neanche veramente fratello e sorella, non lo sai? Ti chiedo perdono. Anche per me lui è una persona molto importante. Te lo ripeto, devi dimenticarlo. Non potrai comunque vederlo mai più. No, ti prego, non andare! Resta con me, fratellone! Io ho bisogno di te. Ma allora questo... È così che finisce dunque. Mi è sempre più difficile soddisfare i miei desideri. Che delusione. Chi sei? Sei Dio? Un misero insetto come te non dovrebbe pronunciare il mio nome con tanta leggerezza. Io non sono un insetto. Noi demoni siamo i veri esseri umani. Proprio per questo siete insetti e posso dartene la prova. Resisti! Satana, grande re! Non ce la faremo. Noi non ce la faremo, Belzebù. Satana, che cosa ti è successo? Perché parli in questo modo? Perché Adamo ed Eva non erano quelli che... Siete patetici. È incredibile che abbiate perso tutto a causa di un solo essere umano. E per giunta una ragazza schierata dalla parte dei vostri nemici. Bene. Direi che siamo proprio tutti alla fine adesso. A quanto pare ti ho sconfitto di nuovo, Dante. Ma questa volta ridurrò la tua essenza in puro pulviscolo atomico. Così vedremo se riuscirai a rinascere. Giocare con l'anima delle persone è proprio da te, maledetto. Sì, io non uccido chi amo perché io sono un essere umano. Se lo facessi diventerei uguale a quelli della tua razza. Invece so provare sentimenti. E per la terra che amo sono disposto a combattere fino alla morte. Per questo non perderò mai. Io rinascerò ancora e ancora. E alla fine riuscirò a sconfiggerti. Scherzi. Con questo corpo non farai mai meglio di così. Avanti, mio guerriero. Dammi il colpo di grazia. Dovresti essere grato, Dante. In fondo ti concedo di morire per mano di colei che tanto ama. Saori! Ha 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 ha!
Tuo braccio sinistro mi pare ti sia d'impaccio nel combattimento. Dante, reagisci! Dante, rispondi alla mia invocazione, ti prego! Dante! Il vostro amato campione, Dante, è morto. Maledetto Satana! E voi che lo avete seguito fin qui, verrete estinti assieme a lui. Salvati, re Satana! Ora sei tu la nostra ultima speranza! Io credo che il Supremo Dante rinascerà ancora sulla Terra un giorno. Il campione dei demoni non morirà! E quando farà ritorno, troverà altri demoni ad attenderlo! Fratelli pronti ad aiutarlo! E a dare la vita per lui! Così alla fine la Terra tornerà ad essere libera! Finalmente si è tutto concluso secondo i miei piani. Ora va, mio guerriero, decapita Dante. La sua indomita testa sarà una perenne testimonianza della grandezza della vittoria di Dio. Decapiterò Dante, il campione dei demoni. Una persona importante che tu ami. Proteggere la persona che amo. Che sta succedendo? Non può essere vero. Splende di luce. La luce, Dante. Che cosa stai aspettando? Uccidi il campione dei demoni. Dagli il colpo di grazia. Uccidi Dante. Fratellone. Sapore. Possiedi più la volontà di combattere, significa che non sei più degna di portare i paramenti del guerriero di Dio. Saori! Guerriero della tenebra.
campione della luce. Tenebra e luce insieme. No, smetti di combattere! Fermati, Dante! Altrimenti questa lotta provocherà la fine del mondo! Quando ho dialogato con Dio, una parte della sua coscienza è dimorata in me. Fratellone! E adesso ho capito per la prima volta... Sori! ...cosa sia veramente Dio e cosa siano i demoni. Non fu per caso o per errore di Dio che 1 milione di anni fa noi diventammo demoni. Tutto questo era stato pianificato. A Dio non bastava usare la sua forza per sterminare la popolazione della Terra e prenderne il posto. Lui ci diede dei poteri per poter combattere contro di lui al suo livello. Non assorbimmo da soli la forza di Dio, fu lui a infondercela. La sua è una razza a cui piace combattere. Questo portò col tempo i demoni a sacrificare il proprio corpo, trasformandosi in un'entità maligna che erra per l'universo, vagando di pianeta in pianeta in cerca di nuove guerre. Anche dopo aver ottenuto un corpo, diventando esseri umani, i frammenti di Dio continuarono a uccidersi fra loro senza tregua. Sterminarsi l'un l'altro è il destino che loro si sono scelti, il fine ultimo della loro esistenza. Sori! Che c'è? Non riesci a combattere? Tu non puoi fare del male a chi ami, non è così? Dal momento che il tuo spirito è tanto debole, puoi anche continuare a rinascere in eterno, tanto non potrai mai battermi. Fratellone, no! Accetta la tua estinzione, Dante! Che ti prende? Cosa stai aspettando? Finiscilo! No, non lo farò! Fratellone, non voglio che tu muoia! Sori! Uccidi Dante! No! Com'è possibile? Come può questa ragazza possedere un potere così grande? Non voglio, fratellone. Non voglio che tu muoia. Sori! Ma questo potere non era fra quelli che avevo assegnato a Dante fin dall'inizio. Esatto. Questo me l'ha dato Medusa. Insieme a tutti gli altri amici che hanno dato la loro vita per me, che si sono sacrificati per fare di Dante il loro campione. Dio è come uno sciame di cavallette che vola a infestare un campo dopo l'altro. I suoi frammenti si incarnano nel corpo degli esseri viventi di un pianeta e cominciano a combattersi. Poi, dopo aver condotto all'estinzione finale, non solo tutte le creature, ma anche il pianeta stesso, tornano a viaggiare nell'universo sotto forma di energia incorporea, per ripartire quindi da capo da qualche altra parte, su un nuovo mondo ignaro. E le parole chiave per scatenare l'Armageddon sono due, i nomi di Adamo ed Eva. Sori. Dante è Adamo. Come ho fatto a non accorgermene prima? Una persona così importante mi stava vicino, io. E Saori, Eva. Ti voglio tanto bene, fratellone. Non lasciarmi più da sola. Tuttavia, la luce e la tenebra non possono incontrarsi in questo universo. No, fermati! La nostra energia e quella dei demoni sono di natura opposta. Se convergono guidate da sentimenti irrazionali e si uniscono invece di combattere, avverrà una terribile catastrofe. L'unione di luce e tenebra conduce all'estinzione del creato.